Sindaco Masci, allora qual è la situazione a Rancitelli? Possiamo dire che i fatti si stanno un po' ridimensionando, fortunatamente non ci sono particolari criticità e soprattutto non ci sono contagi, almeno fino ad oggi. Sì, guardiamo la vicenda con maggiore tranquillità. Ieri abbiamo avuto il Comitato per la Sicurezza e il dottor Polidoro ci ha rassicurati perché in quella zona c'è soltanto un contagiato che ha avuto contatti con il funerale di Campobasso. Gli altri esaminati sono tutti quanti risultati negativi e si attendono i risultati dei tamponi fatti ai familiari conviventi del contagiato, che però non hanno sintomi. Quindi a oggi c'è soltanto un contagiato. La situazione è assolutamente sotto controllo, l'ASL ce l'ha assicurato, quindi guardiamo la cosa con una maggiore tranquillità. Il questore poi ci ha anche spiegato la questione legata ai controlli del territorio nella zona di Rancitelli. I controlli non si sono mai interrotti, ci sono stati sempre in questi 2 mesi e mezzo. Noi lo abbiamo fatto con la Polizia Municipale, che è intervenuta diverse volte anche a cacciare da casa persone che avevano cercato di occupare immobili dai quali erano stati sfrattati. Comunque sia la Polizia di Stato che i Carabinieri che la Guardia di Finanza controllano sistematicamente il territorio. Il questore ha assicurato maggior controllo, però diciamo che la situazione non desta preoccupazioni particolari. La città oggi è controllata a 360 gradi, si sta tornando verso una situazione di normalità, speriamo che sia una normalità definitiva e che i contagi diminuiscano sempre più. In questi ultimi giorni Pescara non ha praticamente contagi legati alla popolazione, siamo a livello di 0 contagi, ma non possiamo abbassare la guardia. La guardia dobbiamo mantenerla sempre alta, quindi distanziamento fisico e sociale, mascherine, guanti all'interno dei locali pubblici, quindi questo è quello che è necessario continuare a fare.